Sara Biondi, assessore alla pesca comune di Rosolina. Abbiamo visto filmati e foto sulla moria di granchio blu nelle spiagge. Innanzitutto, il problema c'è anche nelle spiagge di Rosolina o riuscite in questo momento a non avere questo problema tra gli altri? E un pochino ce l'abbiamo nella parte della spiaggia in fondo verso Caleri, nella spiaggia naturale di Caleri. Nelle spiagge attualmente gestite dai balneari non abbiamo riscontrato questo grosso fenomeno come si è avuto a Boccassette. Insomma, anche là, da quello che mi riportano, anche là il problema più fondamentale era nella spiaggia libera. E nelle spiagge attrezzate, fortunatamente, tra pulizie gestioni accurate, il problema non si pone. Un po' nella parte di Caleri effettivamente sì, abbiamo anche noi riscontrato un po' di moria di granchio anche noi. Ecco, Laguna di Marinetta, Laguna di Caleri, anche voi avete tantissimi operatori in questo settore. Noi abbiamo seguito fino adesso fondamentalmente solo quelli della Sacca di Scardovale e di Porto Toll. Com'è la situazione dei vostri pescatori? È una situazione molto triste e grave, perché abbiamo diversi vivai che hanno riscontrato una mortalità quasi fino al 90%, quindi abbiamo veramente il settore che sta andando in ginocchio. E è un momento difficile, è un momento che richiede molta attenzione da parte di tutti e supporto a questi pescatori e alle loro famiglie che vivono di questo e che quindi, se vedono il prodotto morto quest'anno per il 90%, per il prossimo anno vuol dire che non avranno reddito. Ecco, lei proprio personalmente ha fatto un'ordinanza subito l'anno scorso perché si pescassero questi granchi blu. Ciò nonostante non è diminuito il numero. Cosa manca secondo lei dopo un anno e cosa non si è fatto dopo un anno per debellare questo flagello? Probabilmente bisognerebbe che gli studi per debellarlo fossero più veloci, ma anche lì non sono un tecnico e quindi non posso dare giudizi sull'operato di chi effettivamente fa il suo lavoro. Credo che l'attenzione debba essere massima. Se anche tutto è stato fatto alla perfezione, credo che questo sia un fenomeno che ci prende alla sprovvista e che dobbiamo gestire con attenzione, soprattutto stare vicini a queste persone che si vedono il prodotto mangiato e che quindi non hanno reddito. Dobbiamo trovare l'alternativa, dobbiamo cercare di aiutarli affinché possano pescarne sempre di più, magari dando un sostegno a questo tipo di pesca e cercare di debellare questa piaga, perché effettivamente è una piaga per il settore.